La firma grafica default permette di apporre la firma a un file in formato PDF e di impostare alcuni dati facoltativi come ad esempio data e ora della firma. Una volta firmato digitalmente, il file assume l'estensione signed.pdf. Per iniziare, seleziona e trascina il documento sopra il pulsante firma della barra degli strumenti. Attendi il recupero delle informazioni relative ai certificati contenuti nella smart card. Dalla schermata che appare, seleziona, mediante l'apposito menu a tendina, il certificato per la firma digitale in formato nome e cognome. Inserisci il PIN di protezione della smart card. Dal campo Salva come, verifica che il percorso utilizzato per salvare il file firmato sia quello desiderato, altrimenti dal pulsante indicato selezionane uno nuovo. Puoi scegliere se cifrare o meno il documento al termine della firma. Ti basterà abilitare il checkbox indicato. La cifratura di un file consente la protezione del file stesso, trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Dall'apposito menu a tendina, seleziona una tra le due tipologie di firme. Firma PDF Basic, una tradizionale firma in PDF compatibile con tutti i comuni reader disponibili per questo formato, oppure firma PATES BES, un particolare tipo di firma elettronica in formato PDF avanzato, ma che viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software Adobe. Abilita i checkbox firma grafica con opzioni di default e modifica opzioni. Procedi al passaggio successivo. Mediante il pulsante Apri documento, verifica il contenuto del documento. Poi dichiara di aver preso visione del documento e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Clicca su Next per procedere. Attraverso la finestra di anteprima puoi posizionare o ridimensionare l'immagine del timbro e luogo del campo che ospiterà la firma. Puoi scegliere la pagina in cui desideri inserire la firma stessa. Puoi inserire una ragione, una località. Dal campo timbro puoi caricare un'immagine in formato GIF, JPEG, PNG da sostituire a quella presente di default per il timbro. Puoi inserire data e ora della firma e puoi impostare altri dati aggiuntivi del certificato. Clicca su Next per salvare le impostazioni e continuare. Al termine dell'operazione si visualizza la seguente schermata che notifica la corretta firma del file e da cui è possibile, cliccando sul nome del file, verificare la validità legale del certificato. Dal pulsante indicato hai la possibilità di aggiungere un'altra firma all'interno del documento. Infine clicca su Finish per chiudere la schermata. Il documento viene salvato in formato signed.pdf nella cartella indicata in fase di firma. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Key dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.